101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere di Marco Perillo, edito da Newton Compton Editori. Un viaggio nella città di Napoli che non è solo una città ma un universo in cui ogni domanda può trovare una risposta. È proprio con l'autore che ci siamo soffermati per sapere alcuni particolari di questi 101 perché su Napoli. Beh, Napoli è una città che non si finisce mai di scoprire, di scandagliare e non finiamo mai di meravigliarci, e così scavando un po' tra le polverose carte si riescono a trovare delle storie straordinarie. In effetti, se ci pensiamo, Napoli è una città che da millenni è continuamente e costantemente è stata abitata, ha avuto le influenze dei Greci, dei Romani, nel periodo medievale degli Angioini, degli Svevi, degli Aragonesi, poi nel Rinascimento, fino poi ai Borbone, ai giorni nostri. E il nostro petrolio, il nostro giacimento culturale che dobbiamo saper sfruttare nel migliore dei modi e soprattutto recuperare le nostre radici per capire il presente. Non dimentichiamoci che Napoli in effetti è una città che è stata una grande capitale europea come Londra, come Parigi, e che ha avuto un destino diverso da queste altre città con tutta una serie di problematiche che poi sono venute fuori, e quindi scoprirlo ci fa capire effettivamente che cosa vuol dire essere napoletani e che cosa vuol dire riuscire ad abitare degnamente questa città. E sono tanti gli aneddoti che sono riuscito un po' a scoprire. Ecco, partendo un po' dalle radici, si può per esempio ipotizzare perché Napoli è detta la città del sole, che non è solo un fatto folcloristico, non è qualcosa di legato essenzialmente al clima, ma agli antichi culti di Apollo che i fondatori cumani facevano appunto nei luoghi deputati, cioè ancora il cosiddetto vicus radii solis, il vicolo del raggio di sole che in qualche modo era lì nelle parti del centro storico, e sembra che nel giorno del solstizio d'estate un raggio di sole attraversi in maniera perpendicolare il decumano maggiore. Ma ci sono tante altre storie che si possono raccontare, come per esempio in epoca medievale perché Boccaccio fu un vero napoletano, cioè il grande letterato che tutti conosciamo, l'autore del Decameron, in realtà fu superstizioso, credeva nel regno dei morti, nel rapporto diretto dei morti, che è una cosa tipicamente napoletana. E poi c'è questa storia rinascimentale stupenda della Gioconda, che è uno studio fatto negli anni 60 in Inghilterra, secondo il quale la Gioconda non raffigurerebbe la celebre Mona Lisa, quindi un ritratto privato, tra l'altro un compiuto realizzato in Toscana da Leonardo, ma addirittura Costanza d'Avalos, una delle donne più belle e più intelligenti del Rinascimento, tra l'altro amante del duca di Nemours, e quindi si giustificherebbe anche la presenza della Gioconda in Francia. E invece in epoca vicereale abbiamo questa storia molto silenziosa che ci racconta Salvatore di Giacomo, che abbiamo un po' dimenticato, secondo la quale il pesce d'aprile sarebbe nato a Napoli, ovvero il celebre scherzo di tutto il mondo avrebbe proprio origini partenopee nel periodo del viceregno spagnolo, quando un pescatore disperato di doversi presentare a mani vuote dal viceré di Monterey perché non aveva trovato i marmoli che erano particolari pesci che da aprile in poi non si trovano, ecco, si presentò con un pesce di zucchero e quindi fu molto apprezzata questa trovata. Ma non ci sono solo aneddoti, ci sono focus abbastanza seri sul doloroso passaggio dai Borbone ai Savoia, ma anche dalla monarchia alla Repubblica, quando ci furono appunto dei morti, insomma addirittura la marcia su Roma con Mussolini partì da Napoli, cosa che abbiamo un po' dimenticato. C'è il terremoto dell'80 come spartiacque, e poi ci sono i giorni nostri, ecco, dalla crisi dei rifiuti al boom di turisti che questa città sicuramente merita e che dovrà continuare ad avere.